Questo video è in collaborazione con Grande Inverno e Fantasia Store, dove se inserirete i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con i network Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Le cronache di Inca il Ragno sono finalmente arrivate con questo primo appuntamento che ci introdurrà alla serie di eventi che accadranno all'insetto autrice. Grazie a questi 7 racconti, di cui questo ne è il principio, verremo a conoscenza delle vicende accadute direttamente sul crogiolo attraverso la memoria registrata dagli 8 bulbi oculari dello scriba di Casata Selvaggi. Prima di iniziare, volevo porre un sentito ringraziamento a Carmelo Massimo Tidona, che si è prestato gentilmente per la traduzione e ha collaborato in prima persona alla realizzazione di questo video, e annunciarvi un paio di informazioni di servizio, dato che da questa settimana sono entrato ufficialmente a far parte della community di Fantasia Store, dove potrete trovare la mia pagina dedicata con alcuni prodotti che consiglio per l'acquisto e che sarà ulteriormente facile per voi individuare, visto che su ognuno di essi troverete il bollino L'Arconte Consiglia. E per annunciarvi che in data venerdì 12 febbraio ci sarà una live dove si risponderà alle domande frequenti che riguarderanno le dinamiche del Keyforge Network. Presto troverete maggiori informazioni sui vari social che, come sempre, vi lascerò in descrizione. Tornando a noi, sono orgoglioso di presentarvi il primo racconto di questo nuovo ciclo. Dalla penna di Nate French, ecco a voi gli archivi di Inca il Ragno. Andiamo a dargli un'occhiata. L'ho fatto per i soldi, o in questo caso, l'Ember. Ai tempi, un ragno scrittore poteva cavarsela in una delle grandi cittadelle delle Sentinel Plain, vendendo fogli storia ai nobili e facendo da ghostwriter per le commedie della locale gilda degli attori. Al tempo c'erano un mucchio di cose che un ragno poteva fare in questo mondo che non si possono fare più. «Stai al tuo posto!» direbbero i gendarmi Sanctum. Come se tessere tele e catturare mosche possa portare a una vita soddisfacente. Con questo non voglio dire che la loro legge abbia importanza. Di questi tempi, con la siccità di Ember nella regione, nessuno ha più tempo per attività di svago, come leggere o guardare commedie. È tutto un arconti, arconti, arconti e cripte, 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 ovunque e comunque, per tutto il tempo. Niente altro che sperare che una scheggia di Ember cada nella loro direzione. Il sogno, ovviamente, è essere reclutati nella squadra di un arconte e competere nella grande gara per il diritto di aprire una cripta. Un buon risultato in una partita e l'arconte è tenuto, per convenzione, a ricompensarti con un po' di tesoro. Simili sogni sono al di là della portata di un misero ex ragno scrittore e, visto che non apprezzo particolarmente il sapore degli insetti, sono stata costretta a prendere in mano la situazione. Inca il Ragno, spia a noleggio, osservazione, sorveglianza, rapporti di esplorazione, tariffe negoziabili, niente assassini. Voi riderete, ma una cosa che ho imparato è questa. Gli arconti sono competitivi, soprattutto quando si tratta di Ember. E c'è ben poco che non farebbero per ottenere un vantaggio, incluso assoldare un ragno per spiare la concorrenza. Ho aperto così una sede, un ufficio in una piccola casa sull'albero nel boschetto delle ragnatele, alla periferia della piccola foresta incredibile. Ho inviato il mio cyber biglietto da visita attraverso la notevole rete dei tecnici fatati, e gli arconti sono arrivati. Perché volevano, dovevano vincere. Come potrete immaginare, i ragni hanno una serie di talenti unici che ci rendono particolarmente abili come spie. Siamo bravi a nasconderci negli angoli e a quattarci nelle crepe. Possiamo starcene seduti per ore nelle ombre di una stanza, innocui, a osservare in silenzio. Siamo maestri nel prenderci il nostro tempo. Quello che mi distingue dalle comuni spie, però, è il mio background. Alla fine di ogni lavoro di sorveglianza bisogna scrivere un rapporto e io avevo passato l'intera vita ad affinare le mie capacità di scrittura.
Molti dei miei clienti arconti regolari hanno imparato ad apprezzare i miei rapporti per i loro dettagli, le informazioni utili e le implicazioni strategiche. La mia stella di ragno, per come stavano le cose, aveva ricominciato a brillare. Perdonatemi se di quando in quando infioretto o esagero un dettaglio. Il cuore di un narratore è una cosa difficile da sopprimere, ma non racconto mai una vera bugia. Il fatto che gli arconti continuino a tornare da me e da luoghi sempre più lontani del crogiolo mi dice che le mie parole hanno valore. Col tempo ho iniziato a inserire una clausola in molte delle mie trattative, il diritto di pubblicare, dopo il passaggio di un ciclo, un archivio dei rapporti di esplorazione messi assieme durante la mia missione. Tali rapporti sarebbero poi diventati di pubblico dominio per gli arconti che si fossero presi la briga di studiarli, approfondendo la loro comprensione nella gara e arricchendo la competizione. Un degno obiettivo, giusto? Questa pergamena, dunque, è il primo dei miei archivi. Lasciate che vi intessa una storia. Da questo primo racconto, la scrittrice, perché si tratta di una lei di Casa Selvaggi, descrive un suo momento buio, dato che come narratrice ha trovato difficoltà a sopravvivere con l'evolversi del tempo, che si sa, sul crogiolo ha un suo progredire ad un suo ritmo, e dove il reinventarsi per divenire una spia al servizio degli arconti che hanno deciso di ingaggiarla la e vi porterà inevitabilmente a vivere fantastiche avventure. Dopo il ciclo delle casate del crogiolo, che vedrà il suo termine con l'ultima fazione rimasta, ovvero proprio i selvaggi, che prossimamente arriveranno sul canale, con questa nuova serie di racconti vi aggirerete sul crogiolo per assistere di persona alle vicende che si svolgeranno sul nostro immenso pianeta. Tenetevi pronti quindi, perché le meraviglie e le insidie che questo mondo ha in serbo per voi vi stanno aspettando. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi ai canali che sono comparsi in sovrimpressione per seguire in maniera attiva ogni contenuto e per sostenere la community. In più, in descrizione troverete la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate a mutazione di massa. E se durante una partita vi verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti, per ogni carta ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.